Buonasera, benvenuti a tutti. Siamo alla rassegna Incontri con gli autori, presentata dai Premi Internazionali Flaiano e Media Museum di Pescara, presieduto da Carla Tiboni. Allora, questa sera io sono Edoardo Vigna, sono un giornalista del Corriere della Sera, e però siamo qui per parlare in realtà di Carmen Pellegrino. Benvenuta Carmen, ciao, Ciao, ciao a ecco. tutti. E del suo ultimo libro, La felicità degli altri, pubblicato da pochissimo dalla nave di Teseo. È una storia di solitudini, insomma, che condizionano in senso anche doloroso le esistenze di alcuni dei personaggi principali del libro. Chloe in particolare, che è una donna venuta al mondo nella sofferenza, perché da bambina, insomma, quando si chiamava ancora Clotilde, perché lei poi si cambierà spesso il nome, no? Lei è un po' come un'ombra, è un'ombra, sostanzialmente questo è un libro d'ombre. Come un'ombra è per definizione indefinita, ma questa sua dimensione di indefinitezza cercherà affannosamente nel corso della sua esistenza, per metà della sua esistenza, fino a che poi accadrà qualcosa di rivelatorio e sarà un incontro con un'altra ombra, no? Un uomo, un professore, professor T di Venezia, insomma, fino a questo incontro, la sua vita sarà un singultante cercare di darsi una definizione. Ecco, il senso di colpa, l'inutilità del senso di colpa, peggio ancora la gravità, diciamo, il peso della colpa, torna ed è uno degli elementi con cui bisogna fare i conti, ma di cui bisogna a un certo punto, che bisogna buttare via. Perché lei porta con sé un po' il senso di colpa del sopravvissuto, perché appunto il fratellino, quando lei aveva 10 anni, scompare in maniera, no, in circostanze terribili, e quasi lei, no, per buona parte della sua esistenza, porta con sé l'ingombro di questa colpa schiacciante, no? Perché pensa che avrebbe potuto fare qualcosa per impedirlo. Lei a 10 anni, ma che poteva fare una bambina di 10 anni, no? Nel libro le si aprono piano piano le stanze, però non è semplice. No, certo che non lo è. Pur di non entrare, di non aprire, no? Di non recuperare quella chiave che chiude la sua gabbia interiore, no? E che poi è quella stanza in cui è rimasta come una bambina, insomma, impaurita dalla vita, una bambina sostanzialmente sofferente, così abbandonata anche, perché poi anche quello che ha vissuto, o meglio, quello che ha percepito, no? Di sé, no? Di una bambina lasciata a se stessa.